Manà Spettacolo. Conduce Mario Stefanelli. Radio Manà Manà. Spot. Radio Manà Manà, la radio alla conquista del mondo. Siamo in diretta a Roma e provincia sugli 89,3, a Rieti e provincia sugli 89,5, a Latina e provincia sui 93,8. Radio Manà Manà, meglio meglio. Le 21 e 26 minuti primi dallo studio centrale di Via Flaminia, Radio Manà Manà, in diretta c'è Giovanni Baglioni che ci suonerà Bloody Finger. Questo era Giovanni Baglioni in esclusiva live, addirittura ecco l'applauso, un applauso per Giovanni. Beh, caldissimo, meritatissimo, applauso meritatissimo. Sono le 21:29 in diretta da Radio Manà Manà. Veder suonare Giovanni è veramente bellissimo. Siamo rimasti tutti a bocca aperta, anche dall'altra parte del vetro. È bello anche dirlo agli amici della radio, esatto, per farli rosicare. Esatto, no, a bocca aperta. Perché è difficile poi esprimere con parole quello che in realtà si vede, che è veramente un grande artista. Il rumore del legno era la mano che colpiva la mia testa e poi riandava sulla chitarra. Un grande virtuoso. Infatti sei il cosiddetto testa di legno. Esatto. No, voglio dire agli amici che ci ascoltano che, per esempio, perché non hanno la possibilità di vedere, Giovanni Baglioni è uno di quegli artisti che suonano, per esempio, la chitarra sdraiandola sulle proprie ginocchia con le corde rivolte verso l'alto e la suonano come se fosse una tastiera. Come fosse una tastiera, ebbene sì. Cerchi conferme. No, incredibile. No, veramente in certi casi si fa anche questo. Eh sì, vedete un po' la follia artistica a cosa porta. Io vi ricordo il nostro numero per gli sms con le vostre domande a Giovanni Baglioni. Il numero è 334-9229-505. Così potete mandare sms, adesso ne stanno arrivando alcuni e poi abbiamo anche una telefonata in diretta, Mirko da Venezia. Sentiamo che domanda vuoi fare al nostro Giovanni Baglioni. Buonasera. Ciao Mirko, ciao. Buonasera, ciao. Sono Mirko Sbrodego da Venezia. Sbrodego. Ciao. Sì. Che si dice a Venezia? C'è l'acqua sempre, sì? Sì, ce n'è un pochina, sì.
No, niente, io ho avuto occasione di vedere lo spettacolo di Giovanni con i Vic Frida a Vittorio Veneto e devo dire che è stato uno spettacolo davvero straordinario. Mi è piaciuto veramente tanto e volevo chiedere se ci saranno occasioni future al nord quando lo potremo rivedere. Guarda Mirko, non lo so, il tono della tua voce e anche il contenuto mi sembra un po' troppo ruffiano, non vorrei far dubitare i nostri ascoltatori che ci conosciamo, anzi diciamoglielo proprio, in realtà ci conosciamo. E ci conosciamo, al telefono. Una gag in diretta. Il burlone di Pietro Ferro, il manager di Giovanni Baglioni. Buonasera caro Pietro. Ciao Pietro. Ciao. Ho cercato di depistarlo lasciando degli indizi falsi, ma non c'è stato verso, ci ha beccato. Era un po' troppo chiara la cosa, sono caduto subito nel tranello. Ed è proprio qui che abbiamo perso ascoltatori, caro Pietro. Esatto. Smettiamola con questo petting, se no... Volevo chiederti una cosa, c'è un SMS che ci arriva, puoi risponderci tu. Un certo Melo ci chiede se ci sarà un tour in estate con i Vic Frida. Allora, diciamo che stiamo lavorando per la cosa e credo che per la fine del mese di maggio ci saranno programmate diverse cose con questo spettacolo, ma credo anche che qualcosina con Giovanni da solo, da solista, insomma, ecco. E, no, io ho approfittato, beh, intanto oltre che salutare Giovanni, è sempre bello ascoltarlo anche in radio, devo dire. È radiofonico il ragazzo anche. È radiofonico. Non possiamo continuare a vederci così comunque. È radiofonico. E poi ne approfittavo, a parte salutare voi che appunto non abbiamo potuto vederci stasera, per approfittare del vostro spazio, perché comunque volevo ricordare un po' a tutte le persone magari che ci stanno ascoltando anche della zona magari della Toscana, che sabato prossimo Giovanni parteciperà ad una serata, e questo gli fa onore, sempre insieme con Enrico Fedeleschi di Vic Frida, per una serata di beneficenza al Teatro Dante, per cui tutti i fondi che vengono raccolti in quella serata, tra l'altro ci saranno anche diversi artisti, tra cui anche Alessandro Benvenuti, l'attore che fa un po' da padrino alla serata, verranno raccolti per una ragazzina che deve fare un'operazione molto molto particolare e delicata. Bene, quindi un fine benefico per questa serata in Toscana, eh? Mi dispiace. Sì, al Teatro Dante, Teatro Dante. Scusami, ma non mi ricordavo, ho preso un impegno con Mirko Sbrodico. Pensa che Giovanni non sapeva nulla. Senti, volevo ricordare, caro Mirko Sbrodico, detto Pietro Ferro, a te e anche a tutti gli altri amici che ci ascoltano, che è possibile scaricare l'applicazione per ascoltare Radio Manamana anche sull'iPhone. Basta andare sull'Apple Store di Apple e cercare Radio Manamana, quindi anche da fuori Lazio, come tu stai facendo in questo momento, ci puoi ascoltare, perché tu veramente, a parte che abbiamo usato questo piccolo nome così burlone, ma veramente tu ci ascolti tramite internet, giusto? Assolutamente. Arriviamo in tutta Italia. Allora preparatevi anche da... E si sente molto bene. Bene. Ottimo, bene. Preparatevi anche da Taranto, perché fra poco ci sarà Roberto Ramutola qui ai nostri microfoni. Lo dico anche a te, perché hai visto mai che poi inizi a lanciare qualcuno di più serio, perché questo Giovanni Baglioni ormai naviga anche da solo, Non c'è mica bisogno di Pietro Ferro. Naufraga anche da solo. Naufraga, volevo dire. Bene, ciao Pietro, grazie. Vi saluto e Giovanni non me ne volere. No, è tanto, ormai quello che si doveva rompere si è rotto. Bene, addirittura in diretta qui a Radio Manamana, dichiarazione di rottura di rapporto. Grazie a Pietro Ferro, manager di Giovanni. Ciao. Allora, vogliamo sì, qualche SMS. Esatto, allora, c'è Nadia che dice a Giovanni: esprimo mille complimenti a Giovanni Baglioni che ha avuto il piacere di ascoltare al The Place il 6 gennaio scorso. Che messaggio vuole comunicare con il suo album? Ciao Nadia. Ma io ero abbastanza confuso quando ho cominciato a raccogliere le idee per l'album. Confuso nel senso che non avevo intenzione di fare un album. Non è un album che voglia che sia appunto un concept album, che voglia portare un chiaro messaggio. Vuole portare una serie di quadri, una serie di impressioni, di stati d'animo che ho cercato di tradurre in musica. Non c'era una pretesa così sovraordinata, una sovrastruttura rispetto al messaggio, solo la mia esperienza, la mia passione, la mia curiosità, la mia sorpresa per aver scoperto un genere di musica che tanti non conoscono e che spero anche un pochino attraverso di me possano poter apprezzare.
Ebbene, una curiosità, pensavo te lo chiedesse Mirko Sbrodego, ma ovviamente non ha fatto questa domanda. Ma Bloody Finger, come mai il titolo di questa canzone e come è nata? Bloody Finger è un pezzo nel quale c'è del trasporto, c'è della passione, c'è un pizzico di sacrificio ed è riportato nel titolo, che racconta un aneddoto. L'aneddoto è che mi sono ferito ad un dito, ma non me ne sono accorto perché ero in quella che io amo descrivere come un piacevole stato di quasi di ascesi, quasi di trance, nel quale una specie di estasi. Vabbè, dai, ho messo degli avverbi, tipo okay. Quasi, dopo, io amo descrivere. Dopo l'estasi di Santa Teresa, mi rendo conto che la parola è un po' forte, però c'erano anche delle mani, erano messe avanti, diciamo. E niente, non mi sono accorto di questa piccola ferita. Peraltro mi capita spesso, quindi forse devo cambiare maniera di suonare, nel senso che mi faccio del male mentre suono, cambiare, ma non sono masochista, non provo piacere. Mettere delle dita di ceramica, forse. Niente, non me ne sono accorto, però è stato, come dire, sintomo e testimonianza del fatto che forse quella foga, quell'intensità che erano nelle intenzioni del brano effettivamente si stavano realizzando. Di qui Bloody Finger. Mi hanno suggerito, vista la mia recente operazione sì, al setto nasale, perché non Facebook respiravo, di scrivere Bloody Nose, però credo che il filone Bloody possa concludersi qui. Beh, però sarebbe un bel sequel che sicuramente avrebbe un bel successo. Comincerebbe ad andare un po' sul Dr. House, ma diciamo. Più che altro poi c'è il prequel, ovviamente quello è sempre un po' più fastidioso. Allora, possiamo dare anche dei riferimenti su internet per Giovanni Baglioni? Sei su Facebook tu, Giovanni? In questo momento no. Però il una tuo fanpage. Profilo è presente. Ho una fanpage, ragazzi, siete troppo più preparati di me, ditelo voi. Ho una fanpage. Ha una fanpage, Giovanni Baglioni, fanpage ufficiale, dove insomma ci sono tutte le sue notizie, i video curiosi. Tra l'altro, andate a vedere il video fatto con del promo del tour Distanti, non distanti. Esatto. Che è veramente molto, molto bello, ben fatto. E poi dà l'idea di uno spettacolo veramente interessante. Che noi speriamo, non sappiamo quando, ma speriamo presto, di avere qui nel Lazio. O più o meno, insomma, da queste parti. Ah, ti manda i saluti anche una certa Valentina da Vienna. Pensa, ci ha adesso fatto una. Da Vienna, sì, ci ascoltano dappertutto. Come sanno, guarda, internet è veramente incredibile. Non so perché pensavo che internet si fermasse ai confini nazionali. No, non è uno scherzo. Anche perché ci ha rimproverato sulla pronuncia. Mi ha rimproverato sulla pronuncia di Apple o Apple. Si dice Apple e mi ha scritto proprio la pronuncia. Grazie, Valentina. Ecco, questa tecnologia. Tu invece, a parte Facebook, navighi, usi internet oppure cerchi. Guarda, su Facebook tutte le cose che non hanno niente a che fare con la musica, su Facebook le scrivo io. Tutte quelle che hanno a che fare ufficialmente con appuntamenti le scrive Mirko. Bene, quindi il dottor Sbrodego. Io navigo, sì, navigo abbastanza, a periodi, diciamo. Ogni tanto vado sullo spulciamento di informazioni, sai, di tutto questo mondo dell'informazione alternativa e dietrologa e complottista. Ogni tanto vado sulla musica, ogni tanto vado su questo scaricamento illegale, che non è vero, no? E sì, così, a periodi. Bene, bene, è una cosa molto interessante. Allora, fra qualche secondo lasceremo la linea alla regia per la pubblicità. Il buon Fabio Di Fraia è già pronto. Intanto io vi ricordo fra poco che ci saranno una serie di appuntamenti che vi racconteremo appena rientriamo dalla pubblicità. Allora, ci vediamo fra 3 minuti. A dopo. A dopo. Manà Spettacolo. Conduce Mario Stefanelli. Radio Manamanà. Spot.